cari telespettatori, ben ritrovati per il nostro settimanale appuntamento con fatti e commenti. Con noi, come sempre, Gaetano Alaimo, che ringrazio. Ben trovato Stefano dopo alcune settimane. Grazie Gaetano, direttore di Newtuscia, e abbiamo con noi in diretta telefonica, lo ringraziamo per la grande disponibilità, il presidente della provincia, Marcello Meroi. Grazie Grazie a presidente. voi, grazie, buonasera a tutti, grazie a voi. Ecco, con noi vogliamo approfondire la tematica, diciamo, di carattere di attualità principale che riguarda appunto gli accorpamenti delle province. Con lei abbiamo monitorato in questo periodo questo procedimento, sappiamo dei suoi commenti, dei suoi, appunto, delle sue valutazioni. E ci può aggiornare sugli incontri che ha avuto recentemente sia a livello di presidenza con il presidente della provincia di Rieti e anche a livello istituzionale? Se ci sono delle novità in merito. Allora, ci siamo visti proprio ieri con il Presidente Nerilli e unitamente alla dirigenza, a parte della dirigenza, i direttori generali e i responsabili dei settori ragioneria e personale per cercare di affrontare, diciamo, i problemi che il decreto impone prossimi. Con particolare riferimento, noi dobbiamo inviarlo alla situazione personale che, insomma, si trova certamente in molte difficoltà alla luce di questi due decreti reiterati, uno sullo spending review e uno sull'accorpamento delle province. Decreti, ormai credo che continuare a ribadirlo, è un decreto pessimo, universalmente riconosciuto come tale, sul quale per sola carità di patria la Corte Costituzionale ha evitato di pronunciarsi, e che è un decreto scritto da chi non conosce assolutamente nulla della pubblica amministrazione e che contiene, come dicevano illustri costituzionalisti, non elementi di incostituzionalità, ma elementi di irricevibilità per come è scritto, per come è pasticciato, per come è assolutamente inapplicabile. Detto questo, però, ovviamente dobbiamo dare corso, almeno a legge vigente, a quello che la norma ci impone, e abbiamo cominciato a lavorare con Fabio Melilli su queste tematiche, cioè sulla ricostruzione dei patrimoni mobiliari e immobiliari delle due province, sulla necessità di andare a ricostruire una gestione della pianta organica, sulla opportunità certamente di rivedere anche una serie di strutture alla luce delle funzioni che ci verranno sottratte dalla legge regionale, e tutto quello che, ripeto, il decreto ci impone di fare entro il 30 aprile, data non che stabilisce la necessità di depositare al prefetto di Roma la nostra situazione per come oggi noi vedremo le province dal 1º gennaio 2014. Istituzionalmente abbiamo avuto un incontro con l'UPI 10 giorni fa, un incontro tra i presidenti di provincia del PDL con il segretario Alfano, i capigruppo di Camera e Senato, 2 giorni fa, nelle quali indipendentemente dai ruoli politici ovviamente di ciascuno di noi, la valutazione e l'analisi è assolutamente identica. Grazie Presidente. Gaetano. Senta, io innanzitutto buonasera. Nella brevità Buonasera. buonasera, del momento, le volevo solamente fare una battuta. So che alcuni, anche giornalisti e forze vive del territorio, da Civitavecchia anche all'Orvietano per la Tuscia, proponevano una soluzione istituzionale della cosiddetta Etruria, più che Rieti, che più volte anche lei ha ribadito che non ha moltissimo in comune sia territorialmente che per origini con la Tuscia e la provincia di Viterbo. Lei che cosa ne pensa di questo? Ma guardi, se ci fosse stato possibile realizzare un riaccorpamento delle province, situazione alla quale mai ci siamo opposti come presidenti delle province e come istituzione del territorio, con il criterio fondante di fare quello che il territorio chiedeva, avremmo risolto in tempi molto più brevi questa problematica, che invece così non può essere certamente né affrontata seriamente né tantomeno risolta concretamente. Certamente il discorso di area vasta che abbiamo sempre fatto, con la possibilità di inserire nella provincia di Viterbo comuni che volontariamente avevano già chiesto di potervi entrare, sia di altre province laziali, sia anche di province di altre regioni. Questo più complicato ovviamente perché avremmo dovuto modificare
la norma costituzionale che stabilisce ovviamente i confini delle regioni come norma assolutamente ordinante, avremmo certamente affrontato più seriamente, più concretamente, e soprattutto lo avremmo fatto da persone che conoscono il territorio e che credo possano certamente interpretare meglio di professori che forse non sono mai usciti dalle rispettive università quella che è l'esigenza degli enti locali e quindi ovviamente i servizi da erogare ai cittadini. Bene, Presidente, un'ultima domanda brevissima, un commento da parte sua. Venerdì 16 abbiamo avuto questa notizia, appunto, che il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione per il voto per le regionali, quindi è stato accolto il ricorso della Presidente Polverini. Secondo lei, dalla sua esperienza, ecco, appunto, sia di parlamentare che di amministratore a livello di enti locali, possiamo prevedere quindi forse un accorpamento delle o uno spostamento meglio delle elezioni regionali in marzo? Ma guarda, io ricordo che negli ultimi due anni, in occasione del rinnovo dei consigli regionali e delle precedenti concomitanze tra elezioni territoriali e elezioni politiche, il PD, il Bersani in particolare, ma tutto il centro-sinistra, dicevano una cosa che è assolutamente condivisibile. Cioè la necessità di evitare di buttare centinaia di milioni di euro e accorpare in un'unica giornata, cosa che viene fatta in tutti i paesi moderni e intelligenti del mondo, in un unico turno di elezioni. Non si capisce perché, visto che questa volta lo diciamo noi, la priorità invece di risparmiare 110 milioni di euro sia quella di avere un mese prima di un accordo politico che potrebbe portare ad anticipare a marzo anche il voto politico, i presidenti di tre regioni. Ecco, io credo che se il PDL cede anche su questo, veramente andrà incontro a una pessima condizione futura, oltre che a un risultato assolutamente negativo. Mi auguro che questo sia un momento di riflessione per un governo che è abituato a fare ciò che vuole senza essere legittimato a farlo perché è nominato e non eletto, e mi auguro che laddove i professori continuino a mantenere fede a questo modo assolutamente incostituzionale e antidemocratico di governare, il PDL sappia rispondere in maniera decisa togliendo il voto e così evitando magari che per un mese questo paese subisca ulteriori danni. Senta Presidente, solo una battuta finale, secondo lei il nuovo nome del PDL sarà la centrodestra? Ma a me particolarmente non piace, diciamo, se devo essere sincero, questo discorso di centrodestra, perché mi sembra una collocazione anche terminologicamente abbastanza banale. Non è un problema di nome, purtroppo oggi anche in politica, insomma, si deve cercare di offrire un prodotto appetibile almeno come immagine. Io più che del problema del nome cercherei di preoccuparmi dei contenuti sui quali dobbiamo lavorare e lavorare bene, perché con i contenuti giusti e anche con personaggi credibili credo che il PDL possa riacquistare quell'immagine che ultimamente oggettivamente ha perduto. Bene, grazie Presidente, noi la ringraziamo per la sua disponibilità nei confronti appunto di Teleorte e per essere stato disponibile in questa sessione giornalistica e soprattutto grazie anche a voi per la sua disponibilità riguardo all'ultima purtroppo esondazione del Tevere che ha visto appunto le popolazioni insomma subire questa grande calamità. Speriamo lunedì di poter portare da Roma qualche buona notizia. Bene, grazie ancora e grazie, buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie di nuovo. Sì, caro Gaetano, allora abbiamo ascoltato dal Presidente Meroi queste valutazioni e come sempre fai te opportunamente anche a carattere non soltanto amministrativo ma soprattutto politico. Siamo quasi, direi, veramente all'inizio della campagna elettorale, già le avvisaglie ci sono sia a livello nazionale che a livello regionale e si ripercuote questo a livello provinciale. Ecco, una breve sintesi e un commento da parte tua sulle posizioni che i partiti a livello giustamente regionale e provinciale stanno prendendo per le prossime elezioni e come i cittadini potranno un po' orientarsi in questa campagna elettorale.
Sì, continuiamo con la periodicamente che chiamiamo analisi della situazione. Sicuramente è una situazione è ancora presto per poter dare delle risposte in previsione delle date anche delle elezioni che ancora sono in forse per il ricorso che tu avevi già nominato durante l'intervista al presidente. In generale è una situazione politica, come ho detto poco fa, molto confusa in quanto gli scandali che si sono susseguiti recentemente alla Regione Lazio e poi alla provincia di Viterbo, purtroppo, anche se indirettamente ha avuto dei riflessi importanti, hanno in qualche modo rimescolato le carte per quello che è un discorso di consenso. Io mi rifarei alle elezioni regionali siciliane che, come la maggior parte dei politici nazionali, dei giornalisti nazionali hanno analizzato, anche secondo me, sono stati un test per le prossime politiche, le prossime amministrative. Sicuramente il successo di formazioni come quella di Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle, che è il primo partito, lo ricordo, della regione siciliana, notoriamente una regione di centrodestra, in cui il PDL ha invece raggiunto delle percentuali, anche se minime, malgrado il dato più importante in senso negativo è il forte astensionismo al 53%, se non mi Molto sbaglio, alto, sì. quindi il consenso, per modo di dire, parliamo del 47%, meno della metà degli aventi diritto al voto. Dà l'idea di quello che è la situazione politica attuale. Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, certamente ci saranno dei riflessi di questa situazione. Il partito più in difficoltà sicuramente è il Popolo della Libertà, in quanto l'unico vero leader di riferimento è e rimane Silvio Berlusconi. Alfano ha provato in qualche modo a fare quasi da successore, in realtà questo non è accaduto, i fatti politici lo stanno a dire. Quindi è nuovamente servito Silvio Berlusconi per riportare in qualche modo consenso a livello mediatico, soprattutto che è più consono a lui per Consono quanto penso riguarda il anche Popolo della lui. Libertà. Il partito di riferimento, chiamiamolo di governo attuale, più forte è sicuramente il Partito Democratico, che si attesta intorno al 23-24%, se non mi sbaglio, dagli ultimi sondaggi. Ha anch'esso delle situazioni interne non facili, in quanto essendo un grande partito, ha una parte che vorrebbe una riaggregazione di tutta la sinistra, di tutto il centro-sinistra, e una parte, quella più moderata, che nella provincia di Viterbo fa riferimento a Fioroni, che vorrebbe un accordo più con i moderati, quindi vediamo l'UDC e i partiti cattolici, diciamo Ecco, io così. volevo notare, ecco, concludendo un po', caro Gaetano, che questa fluidità si avverte, l'abbiamo avvertita intervistando anche esponenti del Popolo della Libertà. Prossimamente, ecco, lo anticipiamo, avremo come ospiti anche il segretario provinciale del Partito Democratico Egidi, avremo anche altri esponenti. Ecco, sembra che comunque ancora le aggregazioni non siano ben delineate. Hai questa impressione anche e soprattutto riguardo, avremo anche le elezioni del sindaco di Viterbo, se non vado errato, Sì, io mi prossimamente. aggancio alla tua ultima riflessione. Per quanto riguarda Palazzo dei Priori, il comune di Viterbo, la situazione è ancora in alto mare, quello lo possiamo dire con certezza. Il PDL, che è in maggioranza, ha recentemente, come abbiamo poi documentato, fatto queste variazioni, accogliendo le richieste della destra e di altre formazioni di maggioranza, e ha salvato, come si dice, la baracca. Però sicuramente i rivolgimenti al comune di Viterbo potrebbero accadere, e questo lascia ancora più in forse quello che è il discorso delle alleanze. È ancora presto per dirlo, non sappiamo neanche formazioni come dicevo prima, come quella di Grillo, in una città di Viterbo, notoriamente di centrodestra, Esattamente. perlomeno da quando esiste il PDL, quindi dall'era Berlusconi in poi, potrà non le Quale percentuali di spazio altre zone d'Italia, politico. però sicuramente sparaglieranno il campo, quindi ancora è tutto da vedersi. Farei una battuta, visto che abbiamo parlato con il Presidente della provincia sull'accorpamento delle province, questo avrà secondo me, anche se parliamo di amministrazione, dei risvolti anche politici, Sicuramente. perché questo io lo dico, come dico sempre, a nome dei lettori di newtuscia.it e newtuscia TV che ci seguono, la gente è abbastanza arrabbiata, nel senso che, questo sono d'accordo con il mio pensiero, traduco, non ha affinità politica di nessun tipo, con il presidente Meroi, perché la provincia di Rieti, da un punto di vista geomorfologico e storico di tradizioni Culturale, e tradizione. culturali, non ha molto a che vedere con la provincia di Viterbo. La provincia di Viterbo ha tante volte
tra virgolette, ha avuto dei risvolti negativi dall'accorpamento con Rieti. Ricordo, anche se non è, ripeto, il massimo, i rifiuti di Rieti che vengono trattati da sempre a Viterbo, come, quindi la provincia di Viterbo si trova, e questo tutte le maggiori forze politiche locali lo annoverano. Siamo ad Orte. E approfitto anche per la mia vicinanza, anche se è piccola, a tutte le popolazioni colpite di Esatto, ci Orte, non associamo solo anche di Orte, anche noi. di Montalto di Castro, stiamo ad Orte, quindi in particolare alla popolazione ortana per il dramma dell'alluvione. Dicevo, per quanto riguarda l'accorpamento delle province, l'Etruria ha qualcosa di comune a tutti i territori che vanno dal mare di Dal mare. Civitavecchia, passando per la provincia di Viterbo fino ad Orvieto. La provincia di Rieti, stupenda per quanto riguarda alcune parti del territorio, eccetera, però ha dei piccolissimi punti di confine con la provincia di Soltanto un Viterbo, Magliano fazzoletto di Sabina, se non mi terreno. sbaglio, con Civita Castellana Esattamente. In effetti, i cosiddetti professori, se avessero studiato anche un pochettino di più i territori, probabilmente non saremmo a questo punto. Questa valutazione appunto è condivisibile soprattutto perché sembra veramente fatta a tavolino, sembra soltanto una soluzione, diciamo, pasticciata, una soluzione che non porterà, forse se non ci saranno novità, a un'amalgama, a un'unione effettiva, insomma, dei territori. Ecco, una breve a conclusione valutazione anche delle elezioni regionali. E, si fa appunto, ci sono state queste ipotesi di un'elezione da svolgersi tra il 10 e l'11 di febbraio. Abbiamo citato col presidente Meroi invece il pronunciamento del Consiglio di Stato per invece un effetto che porterà più in là appunto queste convocazioni. E, a Viterbo, ecco, come candidature credo che sia un po' prematuro parlare di candidature, ma soprattutto ecco, inizia un po' il gioco del totocandidato, vale a dire chi appunto sarà destinato un po' un gioco a domino, chi sarà destinato alla regione, chi viceversa ecco, poi potrà rivendicare la candidatura a sindaco di Viterbo. Ecco, qualche piccola prospettiva allo stato attuale, ma che diresti di questa Non situazione? che Non ti tu e i sbilanci? telespettatori mi prendano Ecco. come uccello del malaugurio, ma rischia la provincia di Viterbo di non avere neanche un candidato alla regione, perché con 50 Addirittura. consiglieri regionali, come dovrebbe passare con la riforma che è stata portata avanti, e con gli accorpamenti delle province, adesso non sono un tecnico della politica, però con un ricalcolo della popolazione in relazione ai seggi, la provincia di Viterbo, questa è una notizia della settimana, rischia di non avere nemmeno un consigliere, probabilmente alla fine uno lo avrà, però il fatto, questo mi permette di Molto dirlo, grave, sarebbe molto grave sarebbe questo molto fatto, grave. Io gravissimo. dico un piccolo commento prettamente giornalistico. Abbiamo avuto un assessore regionale, e non farò nessun tipo di commento, è solo un'analisi neutra. Sì, molto neutra Un e. assessore regionale come Angela Birindelli all'agricoltura, che era una delle attività principali della provincia di Viterbo. Importante. Abbiamo avuto precedentemente l'assessore Francesco Battistoni, non nomino il partito perché non è questo l'interesse di questa riflessione. Comunque capogruppo, lasciamo perdere le vicende, comunque ex capogruppo del Popolo della Libertà. Abbiamo il consigliere regionale dell'UDC Gigli, anche qui purtroppo mi è scappato il partito. Abbiamo avuto un consigliere di nomina eletto come Giuseppe Barroncini del Baroncini. Partito Democratico. Il passare da una situazione di questo tipo Molto a valido. quella che si prospetta con gli accorpamenti delle province, già in una situazione in cui la provincia di Viterbo è comunque un pochettino subordinata, se Subordinata. non un pochettino, diciamo subordinata alle scelte che vengono dall'alto, diciamo da Alla Roma, per politica romana, fare i alla nomi, politica romana. questo mi lascia perplesso, perché è ora che i territori, anche nella loro difficoltà per quanto riguarda i finanziamenti sempre minori dallo Dallo Stato Stato. e altri fattori che i telespettatori sicuramente conoscono, facciano valere la loro voce. Soprattutto, ecco, io volevo aggiungere, Assolutamente. ecco, da parte mia, che questo si ripercuote, noi ormai dal nostro osservatorio appunto giornalistico, si ripercuote soprattutto sugli effetti dei servizi di base, i servizi, ecco, alla popolazione più bisognosa, meno abbiente. Pensiamo ai servizi sanitari, pensiamo alla scuola, pensiamo, ecco, a tutto
tutto il sociale, che appunto potrebbe effettivamente, qualora non ci fosse un'adeguata rappresentanza del territorio della Tuscia Viterbese, avere veramente delle ripercussioni. Noi ci auguriamo che invece ci sia, ecco, una ripresa della rappresentatività, ma saremo spettatori effettivamente e descriveremo queste cose ai nostri lettori. Se ho qualche lettori. Secondo, io aggiungerei, prego, anche uno degli ultimissimi, tra virgolette, drammi di questa situazione, che è la fine della cottura dei pasti all'ospedale Belcolli di Viterbo. Questo è un esempio pratico per dire: mia nonna era cuoca tanti anni fa all'ospedale ex grande degli infermi. Attualmente siamo nel 2012, nel nuovo millennio, non c'è più un centro cottura a Viterbo e verranno pasti precotti da Pomezia, se non mi sbaglio. Esattamente. Questo è quanto sta succedendo. I commenti li lascio ai telespettatori. Ecco, io con questo appunto ringrazierei come sempre Gaetano. Abbiamo fatto questa carrellata anche breve di commento. Ringraziamo i telespettatori. Colgo l'occasione per ringraziare la regia, Marco Nicoletti e tutti i collaboratori appunto della redazione. E come sempre ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, grazie. Buonasera.